Ad un anno dalla scomparsa del giornalista andriese Michele Palumbo, il Circolo della Stampa della BAT ha voluto promuovere un premio che porterà il suo nome. Ne parliamo con Valentino Losito, il consigliere nazionale dell'Ordine dei giornalisti, e Piero Ricci, presidente dell'Ordine dei giornalisti di Puglia. È bello sottolineare e ringraziare questa iniziativa che tutti voi colleghi del Nord Barese e della BAT avete voluto prendere, al quale l'Ordine e la sua stampa hanno aderito con grande slancio. Perché è importante ricordare Michele Palumbo? Perché Michele è stato un giornalista, ma è stata una personalità molto più ricca, molto più composita. Direi che era un intellettuale a tutto tondo, un intellettuale del Mezzogiorno, con una grande capacità di leggere i tempi, di leggere la sua comunità, la sua terra e di aiutarla a crescere, ecco, individuando le periferie, le ombre, tutto quello che impedisce al nostro sud di crescere. La sua era una personalità composita in cui c'erano diverse sensibilità, quella educativa nel senso più pieno e più vasto, che lui ovviamente ha testimoniato e esercitato attraverso la sua attività di docente, con la sua partecipazione sempre attiva, anche a tratti inquieta, nella vita culturale della sua terra. E poi come giornalista, che lui ha incarnato, ecco, noi esercitiamo o dovremmo esercitare il diritto di cronaca e di critica. Questo Michele ha sempre fatto, sapendo che il giornalismo è appunto illuminare le periferie, mettere in luce le ombre, anche se questo può sembrare un gioco di parole, dare voce a chi non ha voce, scrivere in nome dei governati e mai dei governanti. Devo ringraziare gli amici, i colleghi di questo territorio di Andria che sono stati tempestivi a organizzare un premio per ricordare Michele Palumbo, e mi auguro che sia un premio che sia soprattutto attento a quella parte della categoria che è maggioritaria, non solo in Puglia ma anche in Italia, che è la figura del giornalista pubblicista. Mi auguro che si specializzi proprio in questo, proprio per esaltare quello che il pubblicista riesce a dare alla categoria e soprattutto riesce a dare alla categoria nella sua funzione di essere un pilastro di una società fondata sulla democrazia.